Buonasera, bentornati tutti quanti. Questa è la quinta puntata di Scriptor, come ben sapete se ci avete seguito fino adesso. Si sta ancora procedendo con i pitch dei concorrenti e anche oggi i tre candidati ci proporranno il loro progetto editoriale che hanno presentato nel caso dovessero vincere la prima edizione di Scriptor. Quindi li vorrei salutare tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Simone con me anche come sempre in questo viaggio. Ciao Simo. Ciao, ciao a tutti. E siccome qua non perdiamo tempo e non meniamo il camperlaia, iniziamo subito. Da chi vogliamo iniziare? È una domanda a voi o una domanda? Una domanda chiedeva Simo magari. Da chi vuole, adesso casomai spieghiamogli cosa. Adesso faremo la prova pitch che conoscete, quindi avrete 2 minuti di tempo per esporre a noi, ai vostri colleghi e ai nostri ascoltatori, spettatori anzi, il vostro progetto. Dopodiché daremo le valutazioni sui vostri, sull'esposizione del vostro pitch e vi daremo le 2 prove da fare a caso, i compiti a caso, che sono le 2 prove su cui baseremo la seconda parte della prima puntata, che saranno poi quelle che chiuderanno, diciamo, il cerchio della prima puntata. Va bene, allora. Io inizierei in base alla mia grafica, quindi da Michele, che ho il primo in alto da me, non so se è così anche da voi. Da me sono in alto, sì. Perfetto. Sì, allora inizierei con te, ricordandovi appunto 2 minuti spaccati, Simone cronometra tutto quanto, alla scadere del secondo minuto, che voi abbiate finito meno, dovrete interrompervi. Quindi cercate di entusiasmarci in questi 120 secondi. Prego. Una cosa, chiediamo ai colleghi che non fanno il pitch di chiudere i microfoni, così non facciamo sentire rumori di sottofondo, lo chiudiamo ovviamente anche noi. Così siamo tutti a posto. Marcello, dai tu il via quando vuoi. Michele, tu hai il cronometro, ma portata che io non ce l'ho. Bene, allora quando vuoi. Simon, puoi darci il via. Ah, okay. Allora, 3, 2, 1, vai. Bene, allora, in un prossimo futuro un attentato terroristico priva l'umanità di ogni forma di idrocarburo. Nel giro di poche settimane. E quindi tutte le strutture sociali e amministrative globali crollano letteralmente, lasciando l'umanità in balia a se stessa. La storia che voglio raccontare è quella di una persona, di un uomo che si chiama Dario, che è un ex contractor, che perde tutti i suoi affetti nell'aggressione di un gruppo di saccheggiatori e che incomincia a vagare per la campagna bolognese. E in questo suo vagare raccoglie attorno a sé persone sperdute, gruppi, nuclei familiari che trovano in lui un appoggio e una guida. E questo gruppo che si viene formando cerca un posto dove provare a ricominciare e nel suo percorso, che lo porterà a Riola di Vergato e alla Rocchetta Mattei, verrà in contatto e in contrasto con altre comunità. E questo darà modo di approfondire tematiche di tipo umano, caratteriale, di tipo anche etico, e seguendo l'evolversi di questa comunità in tutte le sue difficoltà nei primi 18 mesi che seguono a questo attentato terroristico a livello mondiale. E finirà come... spesso accade con una resa dei conti con una comunità vicina nella ricerca di finalmente di un po' di tranquillità per poter ripartire. Questo è il romanzo che ho in mente e che voglio ambientare nelle nostre zone perché sono secondo me molto evocative e danno tanti spunti per poter riflettere e per poter parlare del nostro territorio. Boh, perfetto, benissimo, guarda, sono scaduti adesso, quindi siamo andati perfettamente. Quindi cominciamo dai colleghi, abbiamo detto, tratti, cioè dagli autori che possono... Sì, per evitare di influenzarli. Sì, sì. Scegli tu. No, andiamo, seguirei l'ordine.
Davide, se vuoi iniziare tu, puoi dare il voto e le tue impressioni sul pitch. Voto da qua, cioè a livello Da di zero a numerico. 10, Ah. come a scuola. Ma il pitch direi comunque voto almeno 8, nel senso comunque è stato chiaro, mi sembra che abbia esposto bene la trama e mi sembra anche interessante poi appunto ambientarlo in un posto specifico, magari in cui non so, adesso non conosco ovviamente la persona, però dico in cui lui si trova a suo agio a livello anche di vari luoghi da raccontare, mi sembra una, cioè un'idea ottima, ecco. E anche la trama in sé mi sembra che funzioni. Ok, 8 per la parte di Davide. Giovanni. Mi trovo sulla stessa lunghezza d'onda. La mia mente è un attimino sfasata la parola idrocarburi perché sono dovuto andare a recuperare cosa significasse, ma questo perché ho dei problemi con la roba scientifica. E mi è sembrato comunque che la storia, come ha detto il collega prima, funzioni, che sia stata ben pensata e che i vari meccanismi funzionino. Non sembra neanche, cioè, per quanto ci sia la parola idrocarburi e comunque questi concetti un pochino più, concetti che devi conoscere sono comunque intervallati da quel che ho capito, da azione e comunque anche da qualcosa in più di spiegazioni. E quindi sì, 8. Quindi anche tu dai 8 come... Va bene. Simone? Allora, io ho due o tre osservazioni. Allora, un po', diciamo, riprende in piccola parte quello che ha detto adesso Giovanni. Tu hai usato dei termini che non è detto che chi ti ascolta conosca, ad esempio la parola contractor è una parola molto specifica, quindi il mio consiglio è di spiegare che cos'è un contractor, perché non è detto che chi ti ascolta sappia di che cosa stai parlando, siccome diciamo, è un ruolo molto specifico, secondo me il consiglio è di dettagliare quando idrocarburi, diciamo, è una parola abbastanza, ma ancora abbastanza, ma contractor è veramente molto, molto specifica. Su quello che, per quello che riguarda il genere, che è una cosa che di solito ha un pitch per dare un po' di inquadratura al progetto, si dice, è un tipo un distopico, ho capito Sì, bene qualcosa del genere. distopico. Ecco, io lo citerei anche perché aiuta chi ti ascolta a capire in che mondo ci stiamo muovendo. E poi ecco, tu giustamente dici che lo hai ambientato in un ambiente che, no, che conosci bene, la Rocchetta Mattei, però tieni conto che noi parliamo con persone di tutta Italia, i nostri due colleghi di oggi, ad esempio, sono di altre zone, quindi magari diciamola anche qual è l'ambiente, no? In questo caso è la provincia di Bologna, noi lo sappiamo perché siamo della stessa zona, però magari quelli che sono da fuori non hanno esattamente idea. Specificatamente l'Appennino bolognese, da quello che ho capito, che è una parte ancora più specifica della provincia di Bologna. Per tutti questi motivi, il mio voto al tuo pitch è 6 e mezzo. Allora, io invece avrei, essendo un pitch in quei 2 minuti, devi anche cogliere il lato emotivo del tuo interlocutore. Secondo me mancava un po' di colore. Sei riuscito a raccontare tutta la storia che hai in mente, da una parte è positivo perché vuol dire che l'hai ben chiara ed è già ben strutturata, quindi è confortante da chi dovesse scegliere di puntare sul tuo progetto. Dall'altra parte però manca questo lato emotivo, cioè di entusiasmare chi ascolta e non raccontare semplicemente la struttura. So che è difficile perché i pitch non si fanno tutti i giorni, anche noi comunque ne abbiamo fatti, ma dovremmo farne per essere sempre più bravi. È una cosa che si impara con l'esperienza, quindi anch'io ti do 6 e mezzo, perché comunque per bilanciarmi tra l'ottima esposizione chiara e lineare e un po' la mancanza di colore ed emotività che qui mancava in questa fase.
Ok, grazie. Ora, il prossimo a cui tocca il pitch, se abbiamo la stessa grafica, già sai, Giovanni, che tocca a te. Orbene. Adesso, appena Simo ci dà il via, io adesso scollego il mio microfono, così da non disturbarti, lo facciamo tutti, e lasciamo solo Simo che ti dà il via, così potrei giocarti questi 2 minuti. Perfetto, allora, 3, 2 minuti, ti ricordo, 3, 2, 1, vai. Orbene, direi che qua tutti sappiamo cos'è un fantasy, giusto? Bene, ora, pensiamo per un attimo a quanti fantasy parlino o citino in qualche modo l'Italia. Davvero pochi, vero? Bene, Mors tua vita mea, il mio libro, nasce per colmare questa mancanza, prendendo come ambientazione la città di Torino, in un'ambientazione un pochino diversa da quella reale, che è allo stesso tempo sia un centro di magia bianca che un centro di magia nera, quindi è perfetta per questo compito. E oltre al fantasy, che sarà molto presente, e alla soffusa italianità del titolo, sarà presente anche molto poliziesco, perché i protagonisti sono dei poliziotti, e molti temi che sono importantissimi nella società di oggi, ma che vengono poco citati. Famiglie arcobaleno, tumori, terrorismo e bullismo. E che rappresentano tanto i protagonisti quanto gli antagonisti in sé. Tutte queste riflessioni sono intermezzate da scene d'azione sia fisica che emotiva, in modo da creare una montagna russa di emozioni nel lettore, sia nell'eccitazione che nell'emozione proprio del cuore. E per esempio la protagonista verrà trasformata da un'acida senza tetto a qualcosa di più, che scoprirete leggendo. Poi non ho molto altro da dirvi, oltre che trama ben costruita, storia accattivante, mondo ben costruito. Stiamo parlando di un mio libro, effettivamente. E nient'altro, direi che qua nessuno vuole fare la fine dei 6 autori che hanno detto di no a Harry Potter, giusto? Bene, finito, perfetto. Sì. Siete tutti super preparati con i tempi e avete anche quei 10-12 secondi di margine, quindi per gli eventuali imprevisti. Marcello, vai pure, gestisci tu. Bene, adesso, come dicevamo, continuiamo a seguire l'ordine, quindi Davide, se vuoi dire la tua sull'esposizione di Giovanni. Ah, l'audio è ancora staccato. Mi sentite adesso? Sì. Sì. Ok, scusate. Allora, ma devo dire, anche in questo caso non posso che dire cose buone, nel senso che mi sembra che l'esposizione sia stata ottima, poi anche con qualche momento, diciamo, di insomma, cioè non esilarante, però comunque qualche battuta che ci stava. E quindi poi anche la storia mi sembra chiara, nel senso si capisce comunque dove sarà ambientata, come grosso modo si svolgerà. Quindi non vorrei ripetermi, però forse darei 8 anche in questo caso. Comunque mi sembra che sia stata chiara, ecco tutto, cioè, non ho niente da dire di negativo. Perfetto. Michele? Sì, dunque, io quando ho scritto fantasy mi sono immaginato draghi, storie un po' tra Conan e Signore degli Anelli, insomma, il classico fantasy. Sentire che è ambientato a Torino, una storia poliziesca con tanta interazione con le tematiche sociali attuali, beh, mi incuriosisce decisamente. Ecco, quindi mi sento che potrebbe essere uno di quei libri che potrei andare a comprare in libreria perché sono curioso, però anche abbastanza critico perché da un certo punto di vista ho la barba bianca, sono anche un po' tradizionalista. Quindi dai, 7,5, 7,5. Perfetto. Allora, Simone, tu cosa ne pensi? Allora, io un paio di note. Hai citato subito il genere, a differenza di quello che dicevamo prima, però
però hai, diciamo, è un po' quello che diceva Michele, mi sento di condividerlo, nel senso, fantasy è un mondo molto ampio in cui muoversi, no? E una delle caratteristiche del fantasy è che di solito crea un mondo, no, narrativo, tipo Il Signore degli Anelli è puro fantasy. Nel tuo caso a me sembra che più fantasy si tratti di fantastico. Cosa significa? C'è un mondo reale, tu hai citato Torino, che è una città, come dici tu, che è molto legata alla magia, è una città che ha un sottofondo magico molto noto, e quindi è una città perfetta per ambientare una storia di questo tipo, però secondo me più che fantasy proprio si parla di fantastico, cioè tu, e quindi io un po' concordo con quello che dice Michele, che se io sento fantasy immagino tipo Il Trono di Spade o queste cose qui. Detto questo, tu hai, questo te l'avevo detto anche quando avevamo fatto le eliminatorie, tu hai una capacità di utilizzare dei termini e delle espressioni molto interessante. Mi sono appuntato la soffusa italianità, è una cosa che a me piace molto da sentir dire, la montagna russa emotiva è una roba che a me diverte, diverte. Io, ecco, c'è un problema, secondo me. Tu hai citato la protagonista della tua storia e non l'hai neanche citata per nome. Io non ho capito esattamente, oltre a tutto questo, diciamo, contesto che hai chiarito molto bene, le tematiche, il luogo in cui siamo, non ho capito chi è la protagonista, cioè non ho proprio sentito il nome, non so se non l'ho sentito io o se non l'hai detto, perché a un certo punto, diciamo, l'hai detto mentre le altre cose, e quindi io un pochino, se facessi un pitch, la mia protagonista, anche per far sì che chi mi ascolta si riesca a orientare all'interno di tutte queste tematiche che hai detto, che sono molto varie e molto ricche di contenuti, no? Ecco, io un attimino un punto fermo sulla protagonista lo avrei fatto. Detto ciò, il mio voto per il tuo pitch è 6,5. Allora tocca a me. Allora Giovanni, io non mastico molto il fantasy, però mi hai sicuramente catturato quando mi hai inserito l'aspetto poliziesco della storia, quindi questo incrocio di genere mi stimola molto. Il problema, secondo me, è che appunto, un po' rifacendomi a quello che ha appena detto Simo, hai detto l'ambientazione, il genere, ci hai descritto che cosa dovremmo provare nel leggere la tua storia, però la storia, io non, secondo me, l'hai tralasciata un po'. Hai appena citato la protagonista, però non so questa protagonista che missione avrà, che difficoltà dovrà incontrare, e va benissimo Torino, ma che tipo di quale tipo di Torino si muoverà? Tu hai appena accennato che è un po' diversa dalla Torino reale, cioè questi centri di magia bianca, eccetera, eccetera. Ecco, farci respirare un po' l'atmosfera e trasmetterci per bene la storia sarebbe stato comunque di grande aiuto. Detto ciò, anch'io mi sento di dare un 6,5, un po' sulla fiducia, un po' perché comunque te la sei giocata bene anche con la simpatia e con la chiusa su Harry Potter e di non farla fine degli editori che l'hanno rifiutato, quindi questo è il mio voto. Adesso, dulcis in fundo, siamo da okay. Davide. Sì. Davide, adesso Simo prepara, setta l'orologio e quando ti darà il via hai 2 minuti per convincerci. Va bene. Perfetto, se sei pronto Davide ti do il 3, 2, 1 e andiamo. Visto che okay. Tu ti hai già staccato il microfono, perfetto. Mi attivo. Allora. Ok, 3, 2, 1, vai. Diciamo, siamo un po' stufi di soliti supereroi, quelli che vengono da altri pianeti, che potenzialmente vengono sulla Terra arrogandosi il diritto di venire a fare quello che vogliono, come invece scienziati o miliardari che, secondo il più classico dei cliché, acquisiscono dei poteri senza averne poi realmente un merito, una necessità. Oppure, ad esempio, come un qualunque Jason Momoa che
passa il tempo solo a mostrare i suoi pettorali. Quindi mi sembra giusto, insomma, proporre qualcosa di diverso, anche perché se no, continuando di questo passo, insomma, vedere cioè questi personaggi con questi costumi brillanti rischierebbe di nascere un'invidia molto grande da parte di Dolce Gabbana, ad esempio. Quindi è giusto finirla e passare a qualcos'altro. Quindi da questa premessa posso dire che è nata l'esigenza di creare un romanzo che parlasse di un eroe, o quantomeno che desse la possibilità ad un momento di unicità a una persona come noi, insomma, come possiamo essere noi cinque, che vivendo una vita purtroppo, insomma, difficile e complicata, ha un momento appunto in cui può avere uno sprint in più. Questa persona si chiama Giorgio, ha 30 anni e lavora in un fast food a Parma. Ha avuto un'infanzia difficile perché ha perso i genitori molto giovane, quando era ancora bambino, insomma, molto piccolo, ed è stato cresciuto dai nonni. E questo suo trauma, diciamo, gli ha scatenato vari problemi a livello caratteriale, nel senso molto asociale, introverso, e gli ha creato anche una dipendenza per cibo spazzatura, che in età, diciamo, durante l'infanzia e nell'adolescenza è stato un po' un problema per lui. Crescendo ha incontrato per una donna Adele, si è innamorato e è riuscito a superare questo suo, diciamo, problema. Un giorno in questa... Scusami, ti devo interrompere, sono passati 2 minuti. Ah, diciamo. Sì. Sembrava... Sì, ho fatto un po' la premessa, era un po' lunga, però in effetti... Purtroppo... Per dare a tutti la stessa... No, vabbè, giusto, giusto. Non è maleducazione, ma diamo a tutti 2 minuti. Sì, quindi, sì, mi dispiace interrompere, ma è così. Che giudice integerrimo. Vabbè, giusto. Va bene, allora, a questo punto il primo che si esprimerà sarà il nostro amico Giovanni. Però mi sento un po' in colpa di iniziare io. Credo che tu ti sia troppo bloccato a parlare di esempi di supereroi che abbiamo già visto, come Iron Man, eccetera, e quindi ti sia perso la ciccia grossa del tuo racconto. Penso che tu dovessi ancora tipo darci le informazioni grosse, perché, cioè, oltre al protagonista è un pochino la sua vita, quindi ti darei un 7, sì, sulla fiducia. Cioè, mi dispiace che non hai avuto il tempo. Vabbè, è colpa mia, non posso... Non ti preoccupare. Allora, adesso sentiamo invece Michele. Io sono un po' allineato con quello che ha detto Giovanni, cioè ero partito aspettandomi una storia di supereroe alternativo, un po' diverso da quelli classici, anche se io non me ne intendo poco di supereroi, devo essere sincero, però e nella seconda parte della tua spiegazione, del tuo pitch, avevi iniziato a parlare di una storia che mi sembrava abbastanza normale, purtroppo. Nel senso di mala alimentazione d'infanzia, insomma, problematiche così. Per cui non so veramente dove alla fine tu possa andare a parare con questa storia. E sono un po' nella stessa difficoltà di Giovanni, non poter dare un voto maggiore anch'io di un 7. Sulla fiducia, perché mi ha incuriosito, però non so di che cosa. Ecco. Benissimo. Allora, capisco. Allora, Simo, perfetto, è il tuo turno. Allora, sì, l'hanno già detto i tuoi colleghi, e insomma, la premessa è stata lunga e giusta, però non so se tu non ti eri allineato sui 2 minuti, oppure se ti sei dilungato più di quello che prevedevi, questo non lo so, perché lo puoi sapere solo tu, ed è un grande peccato, perché se tu mi elenchi una serie di supereroi che sono noti a tutti, tra cui
sì, insomma, Jason Momoa, non lui l'attore, ma insomma quelli che ha interpretato, eccetera, cos'era Aquaman, adesso non mi ricordo quali altre ha fatte, oppure mi citi gli altri. È chiaro che io faccio un setting su supereroi, poi però mi dice che in realtà questo è un supereroe di una vita quotidiana, come possiamo essere noi cinque, quindi dico ok, è una storia di un supereroe alternativo, bello, mi può interessare. Vediamo però questo supereroe alternativo com'è un supereroe alternativo. Mi fai un setting di questo tizio che fondamentalmente è uno molto comune, è uno che ha avuto dei problemi, e poi purtroppo quando io mi aspettavo che arrivasse la bomba, cioè quello che dice cavolo figo, sono finito i due minuti, quindi è un po'... purtroppo hai lasciato un po' con l'acquolina in bocca, ma non nel senso che l'hai fatto, l'hai costruito per far sì che sia così, purtroppo l'impressione è che ti sia finito proprio il tempo. Sì, sì, diciamo sì. Quindi è comunque una storia che a me personalmente mi sembra che sia interessante, cioè vai a lavorare in un ambito narrativo che è super inflazionato, ma in realtà lascia ancora degli ampi margini di racconto, e quindi secondo me io sarei curioso di chiederti, non adesso, ma se io non avessi finito il pitch, io sarei curioso di chiederti come va a finire. Non lo possiamo fare adesso, però insomma, e quindi vabbè, questa cosa qui, diciamo, per i tuoi, un po' per l'interesse, un po' per l'incidente, diciamo, di costruzione del pitch, il mio voto è un 6. Ok, benissimo. Allora, io, cioè, vabbè, inutile ripetermi perché la penso come i nostri concorrenti, e Simone, appunto, la premessa ha mangiato buona parte dell'esposizione. Il tema è inflazionato al cinema, non so nella letteratura, onestamente. A meno che non ci sia qualcosa di mutuato dal cinema, non mi risulta che ci siano dei romanzi che parlano di supereroi o supereroi alternativi. Se qualcuno li conosce, mi smentisca ora o taccio per sempre. Quindi potrebbe essere qualcosa che nell'ambito letterario è nuovo ed interessante. E io ho poi un debole per i personaggi, chiamiamoli sfigati. I miei personaggi preferiti, tornando sempre al discorso cinematografico, li scrive Charlie Kaufman, come il film Essere John Malkovich o Se mi lasci ti cancello, il titolo terribile in italiano, di Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Quindi personaggi comunque fallimentari, ma che avranno il loro motivo di esistere in una storia. Quindi con questa premessa, purtroppo con l'acquolina in bocca che mi è rimasta, ti do un 6,5 sulla fiducia. Sperando, sperando di poter vedere molto di più, e che la tua storia, di vedere la tua storia nel complesso. Grazie. Allora, la nostra regia di Massimo, che è il nostro giudice notaio, sarebbe come si diceva una volta di lui, ci segnala che Michele ha totalizzato 29 punti, Giovanni 28 e mezzo e Davide 26 e mezzo. Siete tutti e tre, ovviamente, ancora molto vicini, quindi diciamo la gara è molto aperta, anche perché ci sono due prove che adesso vi sveleremo, su cui vi chiederemo di esercitarvi. Vuoi raccontare tu la prima e la seconda? Come vuoi? Certo, io racconto la prima. Allora, una delle prove è appunto la roulette russa, ovvero dovrete creare un racconto di massimo 3600 caratteri, spazio incluso ovviamente, con tre ingredienti che vi daremo. A differenza delle selezioni, gli ingredienti una volta arriveranno giusti. Arriveranno giusti sicuramente. Arriveranno giusti, allora sono quattro le cose. Arriveranno giusti e
gli ingredienti saranno un tema, un genere prescritto e un luogo specifico. Tema, i cambiamenti climatici. Il genere è romance. E il luogo è la Borgogna. Okay. Vedo dalle vostre facce l'entusiasmo. Qualcuno è andata peggio, secondo me. Sì, cioè, la Borgogna mi ha lasciato un attimino così, però va bene. Oh mio Dio, l'ambiente dentro un vino. È bellissimo. Ok, questa è una delle prove. La seconda la lascio descrivere a Simone. Allora, sì, la seconda si chiama Falso d'autore. La consegna è richiesta sempre venerdì entro le 21, quindi avete comunque 5 giorni. Allora, noi vi mandiamo un estratto di un romanzo, non lunghissimo chiaramente, insomma, si tratta sempre di testi piuttosto brevi. Di questo estratto di romanzo vi chiediamo di convertirlo in un genere e di modificarne il periodo storico. Allora, è uscito di tutto, abbiamo preso romanzi completamente diversi tra di loro, alla vostra puntata, assolutamente casuale. Il romanzo su cui vi chiediamo di lavorare è un romanzo molto famoso, Il ritratto di Dorian Gray, che è un romanzo, un signor romanzo gotico. Riceverete via mail l'estratto, ovviamente, non su tutto il libro, è un estratto piuttosto breve. Vi chiediamo di modificarlo in un genere comico, e il periodo storico è un futuro distopico, quindi qualcuno di voi casualmente è un genere che tipo Michele, che aveva anche proposto nel suo genere, sono proprio cose assolutamente random, però ecco, questi sono i due esercizi. Come vedete sono cose abbastanza piuttosto diverse, ma secondo noi anche piuttosto stimolanti, insomma, perché fa spremere parecchio le meningi, e siamo sicuri che verranno fuori cose interessanti. Ecco, la lunghezza del... Lo sconforto in Giovanni. Io sto per gustando le risate che mi farò fare Dorian Gray in un comico futuro distopico.